Buonasera, la tragedia nel cuore della notte a San Bartolomeo al Mare. Due donne sono morte soffocate a causa di un incendio che ha distrutto praticamente l'ultimo piano di una palazzina, in particolare in un servizio. Fiamme, fumo, paura e morte nel cuore della notte a San Bartolomeo al Mare, in via Baudine, dove in un incendio scoppiato all'ultimo piano di una palazzina hanno perso la vita due donne. Carla Curti, di 69 anni, e la cognata Liliana Icardi, di 86 anni, sono rimaste intossicate dal fumo causato dal rogo e non hanno avuto scampo. Il marito della Curti, Giorgio Icardi, di 66 anni, è rimasto ferito, ma è riuscito a trovare scampo affacciandosi da una finestra, dalla quale è stato poi tratto in salvo dai vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con l'autoscala. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio sono proseguite fino alle prime ore di stamani. Al termine, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili 3 dei 12 appartamenti presenti nella palazzina, ma ulteriori verifiche dovranno essere fatte anche negli altri alloggi a causa dei danni causati dall'acqua impiegata per spegnere il fuoco. Vigili del fuoco e carabinieri stanno ora compiendo accertamenti anche per stabilire le cause che hanno scatenato il devastante incendio. Ma come ha sottolineato Alessandro Giribaldi, dirigente dei vigili del fuoco di Imperia, le indagini sono complicate dal fatto che il rogo ha praticamente distrutto l'appartamento dove hanno avuto origine le fiamme. La situazione è stata, insomma, una situazione abbastanza seria di un incendio che ha colpito comunque questo appartamento e ci sono state, ahimè, purtroppo queste due vittime. La situazione ha anche distrutto in modo pesante questo alloggio. Abbiamo lavorato a lungo per riuscire a dover le fiamme, ma fortunatamente, grazie anche alla professionalità dei miei uomini, siamo riusciti a spegnere il rogo che si è addirittura esteso anche ad altri due appartamenti. Per adesso stiamo vagliando le varie ipotesi, però l'appartamento è fortemente, fortemente danneggiato, quindi è anche difficile riuscire anche ad arrivare a individuare la causa precisa del rogo. Non possiamo escludere nessun tipo di ipotesi, chiaramente anche le cause elettriche non sono da escludere. È estremamente difficile riuscire a individuare la causa. Comunque stiamo valutando e chiaramente cercheremo di andare ad individuare quelle che sono le cause d'incendio e andremo sicuramente a prendere e a interloquire con la magistratura per tutte chiaramente gli atti dovuti. Non è ancora chiaro, non è ancora chiaro la dinamica di cosa stessero facendo le persone all'interno. Presumibilmente, vista l'ora, potevano essere chiaramente a letto a dormire. E beh, il tetto è bruciato e chiaramente ormai non c'è più. E chiaramente le strutture dei solai e gli intonaci, sia dei solai sia delle murature, hanno subito dei forti danni. Complessivamente lo stabile non è inagibile, è inagibile questo appartamento e i due alloggi adiacenti del secondo piano, in quanto il fuoco si è propagato attraverso il tetto anche alle due mansarde degli alloggi adiacenti. Primo piano strutturalmente agibile, chiaramente ci sono tutti quanti i danni dell'acqua che purtroppo abbiamo dovuto utilizzare per spegnere il fuoco. E dovrà essere fatta sicuramente anche una verifica impiantistica degli impianti di adduzione del gas e degli impianti elettrici, che potrebbero essere anche, aver avuto anche dei danni. L'appartamento dove si è verificato l'incendio a San Bartolomeo al Mare, come ha spiegato l'amministratore del condominio, era l'unico abitato tutto l'anno. Per il resto si tratta di seconde case. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e questo è. Adesso venivo a controllare com'era la situazione. Non potevamo salire questa notte, né come adesso penso perché è tutto, diciamo, inagibile la parte del fabbricato che ha avuto l'incendio. Risultavano in Erano quelle seconde seconde case. case. Adesso stiamo procedendo ad avvisare tutti per quanto è successo. Erano qui da un po' di anni, erano in affitto presso questo appartamento. Un altro migrante ha perso la vita la scorsa notte travolto da un treno nel tentativo di raggiungere la Francia passando lunghi binari della ferrovia a Ventimiglia. Si tratta di un giovane privo di documenti e quindi non identificato di origine nordafricana che è stato appunto travolto dal treno nella zona di Latte. Stando a quanto accertato dalla polizia ferroviaria, il ragazzo era insieme ad un altro gruppo di stranieri che si è dato alla fuga.
Ancora disagi dalla polizia penitenziaria, così nuovamente il SAP Ligure richiama l'attenzione sul carcere di Sanremo, dove i dipendenti della ditta appaltatrice e il servizio di ristorazione interna hanno iniziato uno sciopero che si protrarrà fino al 27 di dicembre, ossia proprio nei giorni di festa. Se le motivazioni dello sciopero, ha detto Michele Lorenzo, segretario nazionale del SAP, sono da ricondurre ad una mancata corresponsione degli stipendi, ai lavoratori della ditta va tutta la nostra solidarietà. Ma è comunque sbagliato che il disagio ricada proprio sulla polizia penitenziaria. Oggi il poliziotto di turno è già di per sé aggravato da turni di servizio che superano le 8 ore e non potrà nemmeno fruire di un pasto caldo. È scattato anche a Sanremo il piano della sicurezza in vista delle feste natalizie. Dopo il recente attentato terrorista di Berlino, sono già stati posizionati dei grossi blocchi di cemento nelle vie del centro, ma non tutti i residenti sono d'accordo. Sentiamo. Signor Sindaco, è scattato anche a Sanremo il piano di sicurezza, insomma avete già pensato e avete posizionato dei blocchi di cemento. Ma intanto voglio rimarcare il fatto che come città di Sanremo, come altre città, ci stiamo, voglio dire, adeguando grazie all'intervento del signor Prefetto, del signor Questore, di fare là dove è possibile, di cercare di adottare tutte le misure di sicurezza per i nostri cittadini e per i nostri turisti. A oggi ho saputo che c'era un po' di lamentele, voglio dire, sull'aspetto estetico, su questo ci stiamo anche su questo adoperando. Non è semplice nell'arco di 48 ore, cioè posizionare tutti i blocchi, pitturarli, mettere a sistemazione, però su questo già con i nostri uffici ambientali stiamo prevedendo, voglio dire, degli abbellimenti dove ci saranno i blocchi, dove sono posizionati i blocchi di cemento. Però non dimentichiamoci che questa è una misura di sicurezza e ovviamente poi dobbiamo anche pensare all'arredo urbano. Queste misure di sicurezza incidono molto nelle casse del comune, ma sono sicure. Misure secondo me importanti da fare, poi stringiamo le dita, saremo ad oggi, voglio dire, come tutta la nazione, grosse problematiche su questo tema non ne abbiamo avute, però dobbiamo essere sempre pronti. A questo punto ci tengo anche a ricordare, voglio dire, quello che è successo questa notte, cioè le forze della polizia ha ucciso, sembrerebbe, l'attentatore di Berlino. Su questo veramente è un grande orgoglio, voglio dire, per tutta la nazione, delle nostre forze dell'ordine, è un segnale importante per tutta l'Europa. E neanche in occasione del Natale vogliamo dimenticare i territori del Ponente Ligure, Liguri colpiti dalla recente alluvione. Ce ne occupiamo in un servizio con l'augurio che queste zone possano tornare ad essere quelle di un tempo. Vediamo. In particolare la frazione di Martinetto, Monesi di Mendatica, la frazione di Lavina, Arezzo, Pieve di Teco, Armo e Pornassio sono i luoghi maggiormente colpiti un mese fa dall'alluvione che ha devastato strade, locali commerciali e abitazioni. Monesi di Mendatica, insieme a Piaggio e Valcona, ha dovuto essere evacuato e da molti oggi è definito come un paese fantasma con molte abitazioni a rischio di crollo. Anche in occasione del Natale non vogliamo dimenticare questi territori e i loro abitanti, ma soprattutto non vogliamo che siano dimenticati dalle istituzioni. Noi Liguri, lo dice la storia, siamo gente forte, capace anche di fare miracoli e siamo certi che questi paesi, che sono tra i più belli di questo territorio, sapranno risollevarsi e tornare all'antico splendore. Ma ci sono situazioni come quella di Monesi di Mendatica che necessitano di sforzi corali e investimenti importanti. Questo non è un paese fantasma, ma un paese con una grande anima, punto di riferimento per il turismo dell'intera provincia di Imperia e non solo. La neve, che oggi appare come una beffa dopo il danno, deve tornare a essere punto di attrazione. Il Natale è il momento della solidarietà e della vicinanza, ma non basta. Solidarietà e vicinanza dovranno essere dimostrate da tutti in modo concreto nei prossimi mesi, perché per ripartire bisogna rimboccarsi le maniche e crederci. Amministratori locali e cittadini ci credono e si impegnano. Ora tocca ai livelli più alti delle istituzioni dimostrare di essere all'altezza della situazione. Ascoltiamo ora un messaggio di auguri del sindaco di Imperia Carlo Capacci. Il primo cittadino ha ricordato il dramma della chiusura dell'Agnesi, auspicando soluzioni per i lavoratori. Signor Sindaco, auguri, buon Natale, già anche felice anno nuovo e non so, le speranze, i bilanci per questa città di Imperia, seppur brevemente, un anno che si chiude con un Agnesi che se ne va, quindi con qualcosa di triste, con una ferrovia nuova che è un segnale positivo, insomma, alti e bassi come sempre nella vita. Poi
Purtroppo nella vita ci sono gli alti e bassi, io spero che una situazione tipo quella dell'Agnesi non abbia più a ripetersi in futuro. Onestamente noi abbiamo lavorato perché questo non succedesse, abbiamo dato il massimo, non ci siamo riusciti, l'imprenditore ha fatto la sua scelta, adesso noi faremo delle scelte per cercare di tutelare i lavoratori, possibilmente creando, mettendo in campo azioni che creino nuovi posti di lavoro. Quindi mi piace pensare a un 2017 molto più fortunato per le persone che non sono state fortunate quest'anno, un'amministrazione comunale ancora più operativa per creare condizioni di crescita economica in un contesto economico che è molto difficile a livello europeo, a livello di paese Italia, con un governo che è cambiato da poco, che non si capisce se rimarrà in carica per tanto o per poco. Sono tutti elementi di incertezza che non contribuiscono a far sì che la crescita possa partire e diventare grande. Però io penso che per questa città qualcosa di positivo l'anno prossimo potrà succedere, e con questo io faccio i miei migliori auguri di un sereno Natale e di un prospero e fortunato e economicamente positivo 2017. Ascoltiamo ora anche gli auguri da parte del sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano. Il primo cittadino ha tracciato anche un breve bilancio della situazione ventimigliese. Sentiamo. Al sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, portiamo i nostri auguri di buone feste e naturalmente anche la possibilità di rivolgere un messaggio augurale ai cittadini, a chi ci ascolta, guardando anche verso la Francia, verso questo confine che è una risorsa, a volte può anche creare qualche problema, sindaco. Sì, qualche problema ce l'ha creato negli scorsi mesi e da un paio d'anni a questa parte, però no, l'augurio di un buon Natale, di un felice anno nuovo. Sotto l'albero quest'anno abbiamo avuto l'acquisizione del porto da questa società monegasca, quindi ci auguriamo che già con l'inizio del 2017 riprendano i lavori per un'opera che è, a mio avviso, fondamentale per l'economia cittadina. Per una città che merita la giusta valorizzazione per la sua ricchezza dal punto di vista storico, architettonico, per la sua bellezza, Ventimiglia non può essere ricordata e citata solo per il problema migranti o per quello che è successo alla Scogliera, episodi che speriamo di non vedere più. No, è evidente, è proprio per questo motivo che si è creduto fortemente nel progetto del porto. Abbiamo lavorato assiduamente, con costanza, con impegno anche dal punto di vista politico questi 2 anni per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è stato raggiunto, a mio avviso uno degli aspetti più importanti è questo brand che è il Principato di Monaco e portiamo a Ventimiglia. Quindi dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista di quello che vuol dire questo nuovo partner, è senz'altro un risultato davvero, davvero importante. Ora sta alla città tutta prendere d'impegno questa scommessa, abbracciarla e, diciamo, godere di quelli che possono essere i risvolti positivi. E i ventimigliesi sapranno sicuramente farlo, a loro vanno i nostri migliori auguri. Assolutamente sì, quindi rinnovo gli auguri a tutta Ventimiglia di un buon anno e un felice Natale. E ora ascoltiamo gli auguri di buone feste che ci arrivano dalla Giunta regionale Ligure. Tra pochi giorni è Natale, quindi a tutti i Liguri un caro augurio per un sereno Natale, un felice Natale. Sono tempi difficili, è vero, stiamo lavorando anche per rendere la Liguria più bella, più ricca anche di opportunità e di possibilità. Speriamo di riuscirci, stiamo facendo un grande lavoro, quindi veramente tanti auguri, buon Natale e un 2017 più bello del 2016, che già comunque è stato un anno dove un po' ci siamo rialzati come Liguri. Continuiamo su questa strada e veramente a ognuno di voi tanti cari auguri per un felice 2017. Auguri di un sereno Natale, un felice 2017, è stato un anno impegnativo quello trascorso, impegno quotidiano per prendersi cura dei cittadini liguri, di chi vive nella nostra regione. La sanità è un tema molto delicato, io penso però che sia stato un anno in cui si è seminato bene, delle riforme importanti, i frutti li vedremo nel 2017. E quindi è con un sorriso e con un spirito di ottimismo che iniziamo l'anno 2017.
tanti 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 auguri di un sereno Natale, di un buon fine 2016, di un ottimo inizio 2017, con l'augurio che sia un anno sereno, perché la serenità è la cosa migliore da poter augurare alla Liguria e ai Liguri. Auguro a tutti i Liguri un sereno Natale, spero che troviate sotto l'albero tanta serenità, qualcosa che ci serve per riuscire a traguardare un 2017 sicuramente, speriamo, migliore. Per quanto mi riguarda, spero di poter portare in regalo alle nostre aziende agricole, ma anche ai turisti che comunque si occupano anche di pesca, molti bandi sia del PSR, comunque i fondi comunitari che tanto aspettano per poter andare avanti con le loro imprese. Beh, tantissimi auguri di un sereno Natale a tutti i Liguri, a tutti coloro che vedranno questo video, e soprattutto di un grande 2017. I miei auguri vanno soprattutto ai giovani, viste le deleghe che ho sulla formazione, sull'istruzione, sull'alta formazione, sull'università. L'augurio è che possano scoprire in questo 17, tirare fuori il loro talento, la loro passione. È questo l'augurio che faccio, e che possa incontrarli nei vari eventi che abbiamo organizzato e aiutarli, ovviamente, perché questo avvenga. Poi c'è l'aspetto culturale, ovviamente l'augurio per questo 2017 è di riuscire a sostenere il più possibile le iniziative meritevoli, grandi eventi culturali, per fare in modo che portino volano turistico, economico a questa regione, perché ne ha bisogno e perché è una sua vocazione, quindi dare il contributo anche da questo punto di vista. Auguri davvero a tutti. Buon Natale a tutti e soprattutto buon 2017. Abbiamo lavorato quest'anno incessantemente per cercare di rendere la nostra regione più sicura, sia dal punto di vista idrogeologico che anche dal punto di vista di protezione civile. Crediamo di avere fatto un buon lavoro e speriamo che sia stato apprezzato anche da voi. È chiaro che il percorso è ancora lungo, soprattutto anche provare a rendere meno isolata la nostra regione dal punto di vista infrastrutturale. Tutto questo lo facciamo anche per voi e soprattutto con il vostro supporto. Ancora tanti auguri e buon 2017. Auguro un felice e sereno Natale a tutte le famiglie liguri. Da Edoardo Rixi, mi occupo di sviluppo economico come assessore qui in Regione Liguria, e mi auguro un 2017 dove finalmente le nostre imprese possano dare tanti posti di lavoro a tanti giovani che non devono più andare via da questa regione, ma possano vivere e mettere famiglia proprio qui in Liguria, una terra bellissima. E in occasione del Natale anche il nostro editore Francesco Zonino ha voluto rivolgere un augurio al pubblico, un messaggio che è anche segno della volontà di guardare avanti nonostante le mille difficoltà. Sentiamo. Carissimi telespettatori di Imperia TV, 30 anni sono passati, non mi hanno pesato, perché l'ho fatto con tanta voglia di riuscirci, l'ho fatto con tanta serenità per portare in questa provincia e adesso in tutta la Liguria Imperia TV. Ne sono orgoglioso, ma vi voglio dire due parole della mia vita che nell'anno nuovo vi racconterò profondamente. Io sono partito dal mio paese e le ho detto a mia madre: mamma, vado via, siamo in tanti, ero giovanissimo, vado a costruire la mia vita. E il mio primo lavoro, come potete vedere, ero cameriere al Bellevue di Sanremo, dove adesso c'è il comune. Ero giovanissimo, avevo 15 anni. D'altronde anche Carlo da Porto ha fatto il cameriere prima di diventare un grande. Lui è stato più bravo, io ho fatto tutto quello che ho potuto per portare veramente la parola all'entroterra, perché l'entroterra l'abbiamo valorizzato noi, ma valorizzato col cuore. La gente ha avuto tutto quello che le potevo dare, e d'altronde se voi pensate alla chiesetta del Marguerite, allora lì mi viene in mente il cavaliere del lavoro Giacomo Alberti, che è stato vicino a me. E in queste giornate bellissime ho avuto anche il piacere e l'onore di avere Carlo Carli al Marguerite della chiesetta, e per me è stato veramente un orgoglio avere tutte e due. E un pensiero mi va anche a Giovanni Amadeo, che anche lui era su con noi. Tutte queste persone io me le porto sempre nel cuore. Giacomo mi è stato vicino, mi ha consigliato, mi ha dato anche un po' di tranquillità che forse mi mancava. Io, l'amarezza che ho dentro, che chi hanno voluto valorizzare gente nell'informazione che ai primi raggi del sole si sono sciolti come la neve, per non dare
per non avere fiducia in quello che abbiamo fatto noi. La politica qua ha sbagliato, ma non ne voglio parlare perché sono qua per stare vicino alla gente. Ma il mio pensiero di auguri, soprattutto, fatemelo dire, ai miei sponsor, ai nostri sponsor. Abbiamo bisogno ancora di tanti sponsor perché Imperia TV ha fatto qualcosa di grande. Stateci vicino e noi sicuramente vi daremo delle grandi soddisfazioni, ma grandissime soddisfazioni. Poi il mio pensiero va a chi soffre, agli ammalati, quelli hanno molto meno di noi. Ma in questo mese, all'antivigilia di Natale, una cosa che mi ha colpito moltissimo è stato vedere quegli operai dell'Agnesi piangere, e mi hanno commosso, mi hanno fatto soffrire, perché quando si toglie il lavoro si toglie la dignità. E a queste persone io le faccio veramente tanti auguri, perché una volta Agnesi diceva: silenzio, parla Agnesi. Adesso si dice: silenzio, Agnesi non parla più. Ma dopo le feste richiamatemi, così voglio farvi vedere tutti i politici che sono venuti a promettere che non hanno mantenuto, e faremo un commento in questa azienda insieme con voi per capire cosa ha fatto la politica per voi. Poi, veramente, tanti auguri di cuore a tutti. Voglio fare tanti auguri di cuore anche ai politici, però le voglio raccontare un proverbio che mi raccontavano i miei vecchi: il diavolo fa le pentole e non fa i coperchi, fateli voi. Tanti auguri a tutti. Beh, anche noi vogliamo fare tanti auguri al nostro editore Francesco Zonini, proprio per questi 30 anni di attività trascorsi, così come ha detto lui, non senza difficoltà. Tanti auguri, Francesco. E siamo ancora nel Natale, quindi come ogni anno in occasione di Natale il Circolo Castelvecchio di Imperia organizza un concerto per la cittadinanza. L'appuntamento è nella chiesa parrocchiale del quartiere, lunedì a partire dalle 15.30. Ai nostri microfoni il presidente del Circolo Castelvecchio, Pino Camiolo. Pino Camiolo, ormai è una tradizione, negli auguri di Natale c'è anche il concerto di Natale del Circolo Castelvecchio di Imperia, come sempre nel giorno di Santo Stefano. Sì, nonostante sia il concerto di Natale, ormai sono 26 anni, questa è la 26esima edizione che facciamo questo concerto al giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio, con inizio alle ore 15.30. E quest'anno chi saranno i protagonisti? Protagonisti, come da tradizione, saranno due gruppi musicali. Uno è i Flautonauti, diretti dal maestro Marco Moro, e è un gruppo che si è costituito di recente ma che ha già avuto grandi successi nelle loro esibizioni in giro nel Ponente Ligure. E sono veramente molto bravi, sono un gruppo di flauti, sono la maggior parte allievi del maestro Marco Moro. E come secondo protagonista abbiamo il coro Musica Nova, diretto dal maestro Paolo Caravati, che è già stato nostro ospite lo scorso anno e ha avuto un successo clamoroso, tant'è vero che li abbiamo richiamati perché hanno avuto veramente tantissimo successo, la gente ci ha chiesto proprio di poterli ascoltare un'altra volta. Saranno accompagnati dal maestro Riccardo Crespi, Gianni Martini e Sonia Silvano. Sicuramente è un gruppo che è costituito da tantissimi anni, che si esibisce spesso con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, una garanzia veramente di spettacolo. Bene, quindi vi aspettiamo numerosi come sempre, l'ingresso è offerta, e voglio ringraziare ancora il parroco di Castelvecchio, Don Giuseppe, che ci ospita sempre con molto piacere. Un augurio di buone feste a tutti da parte del Circolo Castelvecchio. L'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, presenta il progetto Una Costellazione Luminosa, dedicato ai bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, ai loro insegnanti e alle loro famiglie. Tra i temi del progetto c'è l'invito a riflettere sul vero significato del dono e sull'importanza del valore della solidarietà come partecipazione attiva al bene comune. Tutti gli insegnanti possono richiedere gratuitamente ad AIRC uno dei 4.000 kit cartacei a disposizione, oppure scaricarlo dal sito scuola.airc.it/costellazione. Classi e studenti coinvolti potranno anche partecipare al concorso La Scatola Generosa, che mette in palio dei premi utili per la loro scuola. Vediamo. Buongiorno. Allora, bambini, oggi con l'aiuto della maestra
approfondiremo le 8 stelline della costellazione luminosa che avete sui vostri libretti, 8 argomenti fondamentali. Sapete dirmi quali sono i temi di questo libretto? La ricerca. Un altro tema che abbiamo affrontato durante l'anno è? La cellula. Ho scelto questo progetto dell'AIRC perché credo che i bambini debbano essere partecipi anche delle cose più dolorose della vita. Questo libretto le presenta in modo positivo e soprattutto propositivo. Sapete dirmi un altro tema studiato sulle stelline? Il movimento! Bravissimi, l'importanza del movimento. Un altro tema? La cura! Bravissimi! Ragazzi, ci siamo quasi, un'altra stellina che ricordate? Il futuro! E ultima, ma non ultima, come il? Dono! Bravissimi! Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Cresce l'esportazione dei cibi made in Liguria nelle province di Genova e Savona, mentre si registra un calo di quelle di Imperia e La Spezia, lo dicono i dati di Unioncamere analizzati da Confartigianato di Servizio. L'alimentare made in Liguria piace anche all'estero, in crescita del 4,9% le esportazioni legate alla produzione alimentare ligure, o meglio in crescita Genova e Savona, in calo La Spezia e Imperia. Lo dicono i dati Istat e Unioncamere diffusi dall'ufficio studi Confartigianato relativi ai primi 9 mesi del 2016, secondo i quali l'export ligure per alimentari e bevande ha raggiunto i 303 milioni di euro, 269 l'alimentare e 34 le bevande, pari appunto al più 4,9% rispetto al 2015. Una crescita di molto superiore al più 3,3% nazionale. Genova si dimostra il territorio più dinamico, con un valore dell'export alimentare che nel 2016 tocca i 164 milioni, 148 alimentare e 16 bevande, e che cresce del 7,9% rispetto al 2015. Segue Imperia con 90 milioni di export, 81 alimentare, 9 bevande, in calo dell'1,9. Nel savonese le esportazioni di alimentari, 25 milioni e bevande, 1 milione, risultano in crescita del 18,6%. Chiude La Spezia con 22 milioni di euro di export, 14 per l'alimentare e 8 per le bevande, in diminuzione dell'1,1. Per Giancarlo Grasso, presidente regionale di Confartigianato, i dati dimostrano che l'eccellenza alimentare ligure, che affonda le proprie radici soprattutto nell'artigianato, dimostra di essere sempre molto apprezzata all'estero e deve quindi essere sostenuta e valorizzata. E veniamo all'angolo di Daniele Lacorte, alla riflessione di Daniele dedicata oggi al futuro del sedime dell'ex ferrovia ormai dismessa ed anche al futuro della linea a doppio binario ancora da terminare. Vediamo. Il sogno è una pista ciclabile che percorra da Alassio a Monte Carlo. L'idea era stata lanciata dall'ex presidente di Area 24, Franco Floris, già sindaco di Andora e oggi responsabile di Sviluppo Genova. Un progetto ambizioso e senza ombra di dubbio intelligente per rilanciare il turismo sportivo e non solo. Pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia. Oggi i binari corrono doppi da 20 miglia ad Andora, mentre la tratta fino ad Albenga è ancora far west da strada ferrata d'altri tempi. Quanto ci vorrà per portare i treni a correre in parallelo senza lunghissime attese, senza quelle assurde e anacronistiche velocità che soltanto il cavallo di ferro che sbuffava a vapore, come lo chiamavano gli indiani, spodestati dalle immense praterie dell'West americano? Molti sostengono, tra i politici si sussurra, che è già stato un miracolo arrivare ad Andora. Ma ci sono anche altri che sottolineano come il miracolo si compie ogni giorno anche per raggiungere alcune delle nuove stazioni. Lo spostamento a monte dei binari ha trasferito, come era logico, anche le stazioni. Mugugni da non prendere in considerazione nella prevalenza dei casi, ma anche arrabbiature e risentimento in località come Diano Marina, che vede la strada di
collegamento del centro città alla stazione ferroviaria in zona di Anno Castello, con il massimo per una qualità, non il massimo per una località turistica. I disagi ci sono e a quanto pare molte cose non funzionano ancora. Ma il 30 maggio del 2011, se ricordiamo bene, non era stato firmato un protocollo d'intesa con le ferrovie per sistemare nel migliore dei modi la strada per la stazione? A noi risulta che tutti erano d'accordo e che le firme, ben leggibili, erano dei rappresentanti della regione Liguria, della provincia di Imperia e di quella di Savona, del comune di Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Cervo e chiaramente Diano Marina. Che fine ha fatto quel protocollo d'intesa sulla strada? Cari sindaci, nell'augurarvi buon Natale vi chiediamo di aprire il vostro cassetto e di fare dono a turisti e residenti di una strada degna di una nuova stazione, e ci riferiamo a quella di Diano Marina e di tutto il comprensorio dianese. È stata riaperta ed è transitabile per tutti i veicoli via Torino a Diano Marina, ostruita da una frana a novembre. La chiusura della strada aveva causato l'isolamento degli ospiti del camping delle vicinanze e dei residenti della via, che non riuscivano a raggiungere il centro di Diano Marina se non passando dall'incompiuta. Ora, anche se leggermente ristretta, la strada è nuovamente percorribile a doppio senso di marcia. E per cercare di rendere meno duro il Natale nelle zone terremotate del centro Italia, i bambini della scuola primaria e dell'asilo Teologo Agnesi di Ponte d'Assio hanno preparato ognuno un dono ed un biglietto da inviare a un loro coetaneo di Accumoli e di Amatrice. L'iniziativa è stata coordinata dall'insegnante fiduciaria e presidente delle opere P. Agnesi e i pacchi regalo sono ovviamente già arrivati a destinazione. E il Forte di Santa Tecla a Sanremo torna ad aprire le porte all'arte contemporanea con i tesori dell'anno 3000. La mostra firmata dall'architetto sanremese Elio Marchese sarà aperta da martedì 27 dicembre fino a domenica 15 gennaio ad ingresso libero. E mancano pochi giorni all'inizio del concorso Bouquet Festival di Sanremo, aperto a tutti i fioristi che vorranno partecipare, che si terrà il 7 gennaio a Villa Ormonda a Sanremo. La manifestazione inizierà alle 10.30 e vedrà come protagonisti i meravigliosi fiori della Riviera Ligure. Grazie al percorso di rilancio dello stile italiano di arte floreale voluto da Associazione Nazionale Piante e Fiori d'Italia e coordinato da fioristi italiani, il vincitore del concorso entrerà a far parte della squadra dei fioristi che realizzerà gli addobbi e i bouquet per la prossima edizione del Festival della Canzone. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 dicembre. Ora, come sempre, vediamo le nostre rubriche. Iniziamo dagli appuntamenti di Riviera Eventi, poi i cantieri sull'Autofiori e il quadro meteo. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Vediamo il quadro meteo con ARPAL Meteo Liguria, le previsioni di domani, domenica 25 dicembre. Per il giorno di Natale si prevede cielo in prevalenza soleggiato, con passaggi di nubi medio-alte a tratti consistenti.
Non si esclude la locale formazione di nubi basse sui versanti marittimi, più probabili a Levante nelle prime ore, nuovamente dalla serata. Inversione termica, congelate notturne nelle valli dell'interno. Umidità su valori medi, i venti in prevalenza deboli di direzione variabile, temporanei rinforzi dei quadranti settentrionali al mattino tra Genova e Savona e tendenza a rotazione dei quadranti meridionali dalla serata. Il mare sarà poco mosso a ponente, tramosso e poco mosso a levante. Dopodomani, lunedì 26 dicembre, la temporanea rotazione del flusso dei quadranti meridionali nei bassi strati potrà favorire addensamenti di nubi basse sui versanti marittimi, in particolare tra il Savonese e il Tiguglio. Schiarite anche più ampie altrove sui rilievi, con clima molto mite per la stagione. Umidità su valori medio-alti, venti deboli o localmente moderati dei quadranti meridionali, il mare sarà poco mosso o localmente mosso. E con il meteo chiudiamo anche il nostro giornale, dandovi appuntamento alle prossime edizioni. Potete seguirci, come sapete, sul nostro sito imperiativo.it, sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata e naturalmente da tutti noi un buon Natale. Buon Natale a tutti i bambini, che tra regali, sorprese e dolcini sogneranno un Natale di gioia e se ne andrà anche via la noia. Buon Natale a tutti i nonnini, con i regali per i nipotini sogneranno un Natale di pace e si pregherà per chi amore non ha. Accontenta di poco di niente, buon Natale a chi non ci sta, a chi finalmente perdonerà. Buon Natale a quel vecchio barbone, a quel bambino che non avrà amore. Buon Natale a chi non potrà avere pietà e non perdonerà. Natale che non si scorda più, un Natale.